Buongiorno, benvenuti. Cremona, ultimo round del trofeo BDB 2021. Raffaele Lanzi e Francesco Creco. Weekend importante qui a Cremona, grande circuito in cui appunto torniamo per la seconda volta, Francesco. Assolutamente, dopo la Battle Week, ciao a tutti. Dopo la Battle Week siamo qua, carichissimi. Il tempo speriamo ci assista perché è un po' incerto. Però è bellissimo perché abbiamo anche molte wild card nuove, grandi ritorni anche. Grandi ritorni assolutamente, perché abbiamo non solo la moto, la GPM che torna qui con noi, ma anche Walter Bartolini, quindi un'accoppiata importantissima, e ci sarà un bello spettacolo anche grazie a tutto, come dicevi giustamente te, a tutte le new entry che sono arrivate. Manuel Esquito fra questi, che ha raccolto subito la seconda posizione in griglia di partenza, quindi ne avrà da vedere bene Marco Dall'Aglio, Pino Vocatori, Ivano Pigliacelli, l'abbiamo nuovamente qui con noi, purtroppo qualche noia al motore al termine delle prove, ma insomma ci ha fatto piacere rivederlo nuovamente qui con la BRT Prototipi, Piero Roma, Samuele De Marco e tutti gli altri che andremo a presentare più avanti. Benvenuti al Cremona Circuit, seconda volta che ci troviamo qua. Siamo davano pioggia, invece sembra che tiene, anche se c'è qualche nuvola strana che si sta avvicinando, e siamo con l'immancabile Mauris Garage, che schiera sempre i suoi due piloti immancabili dalla Sardegna, con furore Tore Marzeddu, Salvatore e Massimiliano Porta. Che ci vuoi raccontare rispetto alla precedente volta qua? Miglioramenti, cose, quello che ti va? Sì, penso di essere migliorato sicuramente, anche ho memorizzato la pista la volta scorsa, quindi mi trovo un po' meglio. Abbiamo fatto qualche modifica con BRT sulla forcella. Per me quindi adesso è completamente nuova. Niente, sto girando, ho migliorato, adesso vediamo nel secondo turno. La moto vedo che va, perché ti stavo dietro, di velocità c'è. La moto c'è di velocità, sono io che devo cercare di migliorare un po' la percorrenza su questi curvoni veloci, per cui noi non siamo abituati. Comunque nel circuito del trofeo questo è il più veloce, dove bisogna far scorrere la moto, e noi non siamo abituati, ecco. Certo, no, certo. La moto va bene, quindi siamo qua, siamo contenti, siamo riusciti a venire dopo mille problemi. Sappiamo. Quindi è già questo. Essere qua è importante. Sì, sì, sì. Forse probabilmente sarà l'ultima, esatto. Quindi vediamo, poi per l'anno prossimo dovremmo affrontare nuovamente tutto il progetto, sempre penso insieme al Mauris Garage. Devo cercare nuovi sponsor, però ci devi lavorare, bisogna lavorarci, siamo sempre comunque alla ricerca di nuovi appassionati che supportano, che gli piace questo tipologia di competizione, no? Per queste moto particolari e bellissime. Samuele De Marco, eccoci qua, sei a Cremona. Tra poco non sentiamo più niente, non fa niente. A Cremona per la seconda volta. E che ci vuoi raccontare? Com'è? I tempi non si sa, perché pare che ci sono qualche problemino sui tempi. Sì, c'è qualche problemino sui tempi perché non va l'applicazione del moto estate. Però a vedere il mio cronometro personale, devo dire che sono molto soddisfatto. Vabbè, non ci rilevare niente, rivelare niente. Però noi ti vediamo sempre, vai sempre forte. Per fortuna riesco a tenere abbastanza il ritmo. Stamattina ho avuto qualche problema, però siamo riusciti a mettere a posto la moto e devo dire che si può migliorare, ma siamo già contenti dei risultati che abbiamo fatto in Q1. Noi siamo molto contenti di essere qua, anche perché hai portato nuovi amici che già si erano avvicinati a noi qualche round fa a Varano. Tra poco li intervistiamo. E niente, che devo dirti, tuo papà è sempre, eccolo che sta sempre, che si dà da fare con tutti a 2000, a Magione ti sei divertito? È andata benissimo anche lì, nonostante il tempo siamo riusciti a divertirci un sacco. Come Convocatori tu sei praticamente quasi campione ufficiale, non lo diciamo troppo, però sì, diciamo che sei parecchio in vantaggio con i punti sul campionato, guardando i punti
possiamo dire che siamo campioni 2021 della PDP Veloce. Tanta roba, va bene, deve entrare, ti salutiamo, dai Ergas. Leonardo Piergiovanni, eccoci qua, da Cremona a maggio, uno step importante ci ricordiamo che è stato fatto. Gran gas, raccontaci il feeling, se è rimasto lo stesso ovviamente, se sei in forma, ma sappiamo che hai avuto qualche problemino con questa con questo mezzo oggi. Sì, questa mattina problemi con la frizione, abbiamo sostituito la frizione, poi sono rientrato, problemi di temperature dell'acqua, quindi mancava dell'acqua nel radiatore, e adesso ho fatto la prima ufficiale controllando che la moto funzionasse bene, e adesso vediamo, facciamo l'ultima ufficiale, un time attack, gomme nuove e cerchiamo di andare meglio. C'è, ecco, da sbrigarsi perché minaccia qualcosa, e ti ricordo che le ufficiali sono un pochettino più ristrette perché si è perso un po' di tempo. Per il resto comunque Cremona Circuit, gran pista. Sì, sì, bellissima pista dove si adatta anche di più alla mia moto, molto potente, eccetera, quindi so esprimermi meglio. Adesso speriamo che tutto vada bene, ci divertiamo tutti insieme. Ok, e stasera vediamo. Si sta insieme, si mangia, aperitivi, certo, cose, certo. Stiamo sempre qua. Come sempre, esatto. Una bella festa ogni weekend di corse, ecco, veramente. Guarda, già essere qua è comunque, io dico sempre, non sono cose scontate. No, assolutamente no, so che comunque lavorate molto dietro, impegno da parte di organizzazione. Ma non solo, anche di tutti i piloti che vengono, che muovono famiglie, no? Permessi al lavoro, chi lavora qui, cioè, insomma è esatto. Complicato. Noi ti salutiamo, ci vediamo tra poco, okay, e mi raccomando, gran gas esatto. Quando entri. Certo, certo, sempre, sempre. Grazie, un salutone a tutti. Eccoci qua con Luca Gasparini e tutta la sua combriccola ormai, sì, si può dire. Un perché... po' di amici, un po' di familiari, stiamo facendo l'ultima festa per questa gara, da chiudere in bellezza il campionato, dai, speriamo che. Dovrebbe essere l'ultima, abbiamo lavorato per cercare di portarne un'altra, sì, è molto complesso. Però sicuramente è l'ultima a Cremona, che è un bellissimo tracciato, lo stiamo dicendo sempre. Tu c'hai una bellissima motocicletta. Grazie. E dai un gran gas. Già lo dicevamo l'altra volta a Cremona. Un po' alla volta. Hai migliorato in questa Q1? Ho migliorato qualcosa rispetto all'altra volta, certo, perché io dovrei aver fatto 43-42 e mezzo, mi sembra. Mi dice mio figlio. Però ho guidato sporco, c'è ancora margine di miglioramento. Speriamo che il tempo tenga da riuscire a fare un'altra, la Q2 un po' meglio, sperimentare qualcosa. Beh, tecnicamente il segreto dei piloti, quelli seri che lo fanno di mestiere, montano gomme nuove, due giri a cannone alla morte e poi si esce. Le gomme nuove no, però ho preparato un po' di affettati per stasera, per festeggiare in ogni caso, perché questo è un campionato che merita essere vissuto e festeggiato con degli amici, che sto scoprendo che ci sono amicizie più forti di quelle che si crede. La cosa bella è che qua sta botta tocca a lui, ha portato l'aperitivo. Spodestato chi sono primi in classifica sotto l'appunto di vista culinario. Ho detto qua mi faccio avanti io, numero uno qua. Dopo si crea la bagarre anche per la lato culinario, chissà, magari faremo una premiazione anche su questo. Non si sa mai, certo, l'anno prossimo. Migliora apricena. certo. Luca, ti ringraziamo di essere nuovamente qua. Ripeto, ringrazio voi perché il campionato è bello, gente seria, ci si diverte il giusto, non c'è quella competitività estrema. Girano in 42, in 41 loro a Cremona, non è proprio andare piano. Va bene, però insomma il giusto, c'è anche chi gira più forte e più piano, però è bello così, va bene così. E di nuovo complimenti per il campionato e spero l'anno prossimo di partecipare di nuovo, senz'altro. Lo speriamo tutti, certo. Ti ringraziamo e ci vediamo tra poco. Certo, ciao. Eccolo qua, dalla Francia nuovamente, il nostro ormai amico fedele, se si può dire, Gregory Penna, col suo immancabile assistente Iago. Contentissimi di averti qua, soprattutto pensando che il mercoledì ti scrivo: oh, com'è? Te vale fa sta gara? E ho detto: oh, mi devo levare i denti. Poi ho detto: vabbè, vengo. Dimmi un po', raccontaci. Non so manco io che, perché stavo chiacchierando con te alla fine. Senti, vai, scrivimi. Sai che ti dico: vengo. Ecco, sì. Niente, lui farà come sua anche consuetudine doppia gara con la veloce sua 998, che l'abbiamo visto già
quest'anno, però farà anche la partenza della leggera nei super mono. Sì, sì. Come ti senti questa doppia differenziazione rispetto a Maggione, che era doppia gara però con la stessa moto? Qui cambi mezzo, che ne pensi? Cambia tutto, soprattutto la moto è quella della mia ragazza, quindi non la conosco. Ma lei lo sa? Sì, lo sa. Ah, ok. Sì, ci dormo con lei, quindi. Oh, che gli hai detto che andavi a fare una gara con la sua moto? Sì, certo. E poi niente. Bisogna un attimo resettare, e perché sono due moto completamente diverse. Completamente diverse. Poi lo faccio solo per divertimento, perché lo so che qua la moto non è una moto adatta per questo circuito. Magari Varano sarebbe stata un po', me la sarei giocata, un po' più avvantaggiata. Varano, insomma, con un motore così piccolo. Sì. Però ripeto, le Patton con questo motore qui non vanno proprio piano. Comunque, sì, poi ne parleremo dopo. Però. Noi sappiamo che vuoi dire qualcosa ai tuoi amici francesi. Io ovviamente non parlo una parola di francese, quindi ti lascio a te il microfono. Fai tutti i saluti che vuoi e poi chiudiamo. E chiudiamo. Vai. Sì. Alors, un petit message en français. Alors, je voulais déjà remercier ma chérie pour m'avoir prêté sa moto. Je remercie aussi énormément Thierry Sandretto, mon dentiste, qui m'a opéré avant de partir hier matin. Et me voilà ici. Merci à toi, ça va parfait les dents. Et puis voilà, un message aussi, un petit coucou au Racing Mob Crozotin et au Sport Win aussi, les gars, faut venir un jour parce que ça vaut le coup. On s'y sent très bien ici. Ecco. Ho sentito comunque belle parole alla fine, anche se non capisco, però io indubbiamente avrei fatto un paragone quando ho sentito che parlavi della Sport Win. Noi vediamo, noi italiani, il vostro campionato francese bellissimo. Sappiamo che qualcuno fa anche determinate tappe ogni tanto, eccetera. Ci piacerebbe anche fare un lavoro per il futuro con voi, magari un internazionale, qualcosa. Magari sarebbe bellissimo su circuiti blasonati come Le Mans, Magny-Cours, oppure andare insieme ad Assen, venire a farne una. Vedremo come andrà, il Covid non ci ha aiutato. E grazie di essere qua. Con la gara doppia la facciamo. Guarda, io gara doppia, noi ci piacciono due partenze. C'è poco da fare. Con due moto per tutto sto casino, 1800 km, ferie, cose, mi moglie, là, per dire, no, a parte gli scherzi. È chiaro che doppio round ha un po' più, nutre un po' di più il weekend. Gregory, grazie. Grazie a voi. Ciao Iago, a posto così. A posto. Ciao ciao. Vocaturex, eccoci qua, neocampione quasi, no vabbè non si può dire fino dopo l'ultima, non diciamo, io mi metto altre 8 gare e appunto, e quindi non vinci più. Non me ne frega. Lo vediamo un po' sconfortato. No, così, fine stagione dai. Si è un po' stanchi, qui siamo un po' tutti stanchi, la verità è questa, però la passione va sempre oltre su sto tipo di gare qua, parliamoci chiaro. Certo, poi la pista è anche bella. Cremona. Un grip. Sì, il grip è veloce, divertente. Dobbiamo parlare anche poi chi c'è anche in griglia, cioè che gente c'è, chi c'è, nomi. Cavolo, abbiamo Francesco Greco, ragazzi. No, dicevo nomi che vanno. Sì, abbiamo... Coso? Come si chiama? Andrea Iannone. Sì, è venuto qui che... Ha deciso alla fine di farla. Sì, ha detto posso venire a farmi qua. E no, vieni non qua. Non abbiamo nessun Andrea Iannone, non lo diciamo, allora tra poco tanto lo andremo a intervistare. Abbiamo uno che va forte, che ha corso tantissimi anni nella Super Twins ed è stato un campionissimo. E oggi è con noi. Con Nostini. Bellissima moto, perché ha una moto... eccezionale. Se non fai intervista a lui parlavo di un altro. Infatti, top, io ho questo cadavere che ha solo 200 cavalli, però è divertente, no, bellissima. Poi ormai sei diventato tutto uno con lei anche tu. Sì, solo che ho sbagliato i rapporti. La moto assomiglia al padrone, assomiglia alla Panigale, quindi alla fine sei pure bello. Sei bello, no, non è elegante, è bella. Beh, la Panigale mo' elegante, bella Panigale, bellissima, però mo' elegante. Sì, è bella, a me, io te lo dico, le alette per esempio la rovinano, sì, perché ha una linea molto più pulita. Vabbè, Pi, senti, tu hai vinto quest'anno, quindi... Ho vinto perché ho fatto tutte le tappe.
e sei stato costante. E è normale, quando non si pretende, io pretendo solo di vincere il campionato, nient'altro, mi accontento sempre. E non è sempre scontata sta cosa? Eh no, perché quando è ora di arrivare secondo, devi arrivare secondo, è inutile che rischi per arrivare primo. Se non ci sono le condizioni, perché hai inciuccato qualcosa, io nella prima tappa, non ho cambiato le gomme, ho tenuto le gomme delle qualifiche, sono arrivato agli ultimi giri quando sono andato a lottare con... ho preso un piccolo eyesight. Però ti sei divertito? Sì, tantissimo. Bello evento? Bello, bello. No, ma qua ci divertiamo tutti. Certo. A parte che poi ero anche contento per lui, perché comunque, dai, uno spirito giusto, uno spirito per persone come me, che comunque hanno una certa età, non si pretende, cioè adesso la BDB nasce proprio dalla passione, no? Veniamo qua, passiamo un weekend diverso, cerchiamo... Non è la solita prova libera, come diciamo, ma c'è una gara che dà un senso. La partenza da fermo, ragazzi, non ha, cioè, è inutile, possiamo parlare di tutto, no? Le REM, quello e quella... Ma ragazzi, ma il semaforo, ma vogliamo vedere i battiti cardiaci quando si spegne il semaforo, dove arrivano? Cioè... Quello è tanto. Ma ti è facilissimo sbagliare. Comunque, se fanno le gare di accelerazione anche in macchina, no? E comunque è un campionato solo quello, partire. Cioè, noi nella nostra gara, che è fatta di tantissimo, c'è la partenza, voglio dire, c'è l'accelerazione. Stupendo. Pino, ti dobbiamo salutare, se no, poveraccio, lo crepiamo. Sì, 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 l'ho fatto lavorare il doppio. Vabbè, Pino, grazie. Che fai? Entri, no? No, adesso. Alle 6:00. No. Sì. Ah, ok. Ciao. Entro. Mande belle cose. Poi, mi raccomando. No, entro perché ho cambiato i rapporti. Ah, ok, quindi provi. Bravo. A dopo. E a pericena lì da Luca. Va bene. Fabio Fabris, Cremona Circuit, prima volta per lui. Sì. Perché l'altra volta c'hai... È nata la bimba. Giusto. Infatti, stavo per dire una cattiveria. Poi ho detto no. È nata la bimba, abbiamo fatto gli auguri, te li rinnoviamo. Grazie. La pista è stupenda. Sì, la pista è stupenda e difficile. Adesso di quest'anno ho fatto due gare a Varano, tra l'altro l'ultima che abbiamo vinto, siamo ancora contenti adesso, che capiterà mai più una roba del genere. Comunque, non è vero. Comunque Cremona inizia a essere già una pista vera, quindi è tanto più difficile. Noi... andiamo bene perché... Sei tutt'uno col mezzo. Sì, ormai è già qualche anno che la uso e pian piano facendo degli step di modifiche. Tipo la piastra, 8.000 euro. Soprattutto quella lì. Più IVA regalata, perché hanno capito con chi parlavano. I Melotti hanno detto questo è un vero pilota. Quindi. La moto è stupenda, perché la Aprilia RSV comunque ha questo segmento di una moto che viene snobbata paradossalmente per moto più potenti, più prestanti, ma in verità vince l'equilibrio. Sì, infatti mi trovo bene sulla facilità di guida, sicuro. E poi vabbè, manca un po' di motore in piste così grosse. Si sente un po'. Però rispetto ai big, o comunque anche rispetto alla moto di De Marco, che sia nella seconda categoria, lì patisco un po' sul dritto. E, no, però per il resto vado bene, mi trovo bene. Dobbiamo ancora fare qualche miglioria sull'assetto, che magari qualche decimino riusciamo ancora a toglierlo per la gara. Bene, e poi... Sei sempre affiancato dal il tuo team manager, meccanico, tutto. Esatto, maestro di vita, vengo di là, se no ti impallo. Eccoci qua, l'altra volta ci hai fatto ammazzare. Che ne pensi da fuori di questo tracciato e come ne pensi, come va sto ragazzo? Secondo noi va forte. Allora, la pista è figa e fino a lì ci siamo, hanno fatto bene a migliorarla e Fabio accelera. Bisogna mettergli un po' di... Pepetto. Domani lo metto. Ce l'ha, perché se si aggancia bene, bravo, a De Marco... Bravo, gli manca poco. Potrebbe rompere le scatole avendo un gap di mezzo non indifferente. Se non diluvia, Vedremo, adesso si sta accosando così. Senti, ma noi sappiamo che voi avete questa Shiver di cui parlavamo prima. Raccontateci, dai, sì. Perché voi la noleggiate. Allora, la Shiver, sì, stiamo facendo un progetto, quindi in fase di sviluppo, la noleggiamo a livello... Prove libere. E nel mentre la sviluppiamo, quindi adesso stiamo facendo la sospensione. Deve essere carina per noleggiarla, farsi una bella BDB. Leggenda, perché ricordiamo che la Shiver 750 raffreddata a liquido rientra nella leggenda. Sì, la sviluppiamo quando sarà degna di poter andare. Sì. Noi lo speriamo perché avete un bellissimo gruppo,
vi seguiamo su Facebook, ci autoseguiamo tra sabonettari, il gruppo si chiama Old Bike Challenge, se non sbaglio, bellissimo, seguo sempre i post, sempre che fate, interessanti, spiritosi, leggeri, ma tutti educati, cioè non c'è, c'è pieno di gruppi sui social dove c'è gente che spara sentenze con una cattiveria, invece da voi si vede che c'avete il gruppone, poi ripeto, lo vediamo anche perché quando andate a fare le vostre giornate di test, di pareggiamenti o prove libere in generale, ci avete un bel seguito. È tutta gente col pelo sul petto, un po' come qua, come il nostro gruppo, come quello della BDB. Infatti è per questo. Vecchio stile, quindi fa piacere essere ancora uomini come una volta e è buon. Allora, grazie la Villata Racing, Fabio Fabris, ci vediamo dopo. Ciao. Eccoci qua, un grandissimo ritorno. Siamo stati in contatto molto tempo con Christian, con Gianesin, con loro insomma, e noi siamo contentissimi di avere con noi per questa ultima gara nostra della BDB e anche nella Mille Ome, perché ovviamente da grandissimo manico si fa due gare e va anche forte, Walter Bartolini, grandissimo ritorno, grandissima moto, che ci vuoi dire? Noi, tu stai rientrando dalla porta di servizio, dico scherzando, nel campionato che non corri dal 2015, se non sbaglio, 2014 se non sbaglio, 2015, ok, e a noi questa cosa qua ci emoziona, sono sincero, vederti dentro tra di noi è un piacere. No, è una bella cosa e poi io mi trovo molto bene con Giannesin, che abbiamo fatto questa moto ancora 10 anni fa e poi tutti gli anni miglioriamo sempre. Esatto, quest'anno è andata male perché abbiamo rotto una testa e dopo abbiamo perso la gara di Cerevesina, che invece di una ne abbiamo fatte due, che eravamo in testa al campionato, adesso siamo quarti. Siccome questa qui è la moto che le teste le fanno fare loro, allora dopo la ditta che ce le ha fatte non è arrivata in tempo a farle, abbiamo perso il campionato per quello, adesso da primi siamo stati quarti. Però oggi anche qua siamo stati bene, che era un po' che non giravamo. Adesso vediamo, sono molto contenti perché andiamo d'accordo e poi la moto è venuta fuori bene, la bella moto fatta tutta da loro. E c'è una cosa, scusa ti interrompo, una cosa molto bella, tu sarai in griglia con Alessandro Nostini, nuovamente, no? Della Super Twin di qualche anno fa c'era anche lui, quindi ritorniamo, sei di nuovo qua a Cremona con griglia con Alessandro Nostini, che sicuramente sarà venuto a salutarti. Sì, sì, è venuto a salutare, poi c'è anche Marco Dall'Aglio, sai, tutti i personaggi che insomma abbiamo corso tanti anni insieme, allora è bello. Dopo ci hanno chiesto se facevamo anche la BDB, allora detto, sì, dai, l'ultima gara, tanto il campionato Mille Open ormai è andato, allora facciamo due gare. E bello, Cremona è molto bella. Sì, sì, è bello, mi piace un casino, proprio sì, come pista. Finalmente un circuito diverso, sì. Moderno, lungo, dove anche moto potenti possono sfogare su 900 metri e passa di rettilineo, ma anche tecnico, no? Perché è misto. No, è bello, sì, sì, è bello tecnico. Adesso noi vedi che insomma abbiamo meno cavalli del superbike, perdiamo nel rettilineo perché è un rettilineo molto lungo, l'unica cosa è quella. Però dopo nel misto, qui ti ho visto anche prima, c'era anche Ivan Goy nella qualifica che ci hanno trovati lì e si sta lì bene, sì, sì, nel misto andiamo bene. Perché dopo, tu ormai sei cucito sopra questa moto, sì, e la guidi in un modo completamente diverso. Sì, poi ce la siamo fatta proprio per me. Entri molto più stretto. Esatto, perché abbiamo tagliato il canotto, avvicinato. Chiusissimo. Sì, sì, tutto il telaio è fatto proprio. È venuto fuori bene come moto e poi Gianesini è bravi, figlio e babbo. Ma infatti adesso gli facciamo un saluto. Noi, Walter, speriamo che ti diverti. Sì, speriamo che non piova domani, perché io se piove dopo non mi diverto. Allora a me mi piace divertirmi, tirare, capito? Allora, anche se ho una certa età, però mi piace sempre. Certa età, invece io le tattue è da Iergas che gli dai te, vabbè. Però sono sempre 57 compiuti, allora. Sei. Però c'è ancora la voglia dentro, ancora di fare, e mi piace per quello. Allora, per noi, veramente, ripeto, è un piacere essere qua. Sentiamo, ti salutiamo e andiamo diretti, senza staccare, da Christian, che è qua. Christian, io ti vengo a rompere le scatole un secondo così, a tradimento. Finalmente ce l'abbiamo fatta. L'avevamo un po' messo, dai, a 2 anni che ce lo domandavi di essere. 2 anni, bravo, lo puoi dire? No, io, noi, ripeto, sì, come dico sempre, sembra quasi che a livello etico, a livello di ideale si chiude un ciclo, no? Con questo rientro, sì, anche se è solo per una wild card, poi in futuro si vedrà.
noi siamo orgogliosi. Ci faceva molto piacere partecipare, che finché avevamo in ballo l'alto campionato dovevamo concentrarci su quello. Quest'anno che siamo fuori dalla lotta e quest'ultima gara, ci fa piacere essere qui con voi. Noi siamo veramente contenti, vi ringraziamo, ringraziamo tuo papà che è anche l'anima e che ti segue. Complimenti a voi aver sollevato il campionato, che siete diventato un gruppo di nuovo. Grazie, ma è merito di tutti i piloti che sono qua con noi, è anche merito vostro perché date un valore aggiunto e un livello ancora un po' più in su. Grazie. Perché a noi ci piace quando davanti qualcuno glielo gira, e quello è il punto, non è che ci piace, capito? Perché migliori quando c'è qualcuno avanti che dà il gassone. Ma speriamo di essere da traino per altri. L'ho intravisto prima, è micidiale, cioè. Grazie. Grazie. Emanuele Schito, nuovo wild card, come raccontavamo con la famiglia De Marco, già a Varano ti eri avvicinato e finalmente in questa ultima tappa sei qua con noi. Io ho sentito comunque alla fine un gran manico, la moto è molto bella, stai lì con Vocaturi molto probabilmente, perché adesso non so Vocaturi quanto ha girato perché abbiamo dei problemini coi tempi, però a breve lo sapremo, ma molto probabilmente ti delineerai tra la prima fila al massimo all'inizio della seconda, però comunque non lo so, parlo così per sensazione. Le tue impressioni sul campionato e anche il circuito, che è stupendo. Sì, il circuito è stupendo e anche la gente che ci partecipa, molto amichevole, clima amichevole. Friendly. E niente, adesso ho avuto qualche problema con la moto, però stasera sono riuscito a fare un bel turno di qualifica 2. Vediamo domani. Pelo perché ha iniziato a piovere proprio in questo momento. Indietro però. Vabbè, però adesso non so com'è il meteo domani, speriamo ovviamente. No, verso le 2 porta pioggia. Speriamo ovviamente che si riesca a correre sull'asciutto. Niente, la Panigale 1199 curata da Motocorsa è un bel aereo. Come anche tutte, hai visto, ci sono tante belle moto comunque, sì, in questo campionato. Anche quella di Vocaturi, 1299. Quella di Vocaturi è curata bene, poi abbiamo Bartolini che fa la wild card anche lui, ma poi anche i prototipi di Dall'Aglio, di vanno Moretti. Anche parecchio. Vanno parecchio, ci danno il gas, il giovane De Marco, insomma, cominciamo. Mi ha avvicinato De Marco a voi. Sì, mi ricordo, a Varano ci siamo conosciuti, e com'è che mi hai detto? Mi è piaciuto il clima. Francesco, io ci sto. Ah. Sì. Vabbè, così poi mi hai pure rischiato, ricordati, io ho detto sì, non ti preoccupare, ho segnato. Niente, l'importante è il divertimento, come diciamo, il godersi il momento anche, perché non è sempre scontato essere qui a dare il gas e a divertirsi, perché ricordiamolo sempre che siamo qua per divertimento, perché amiamo le motociclette. Sì. Per il resto noi siamo contentissimi di avere una nuova wild card, okay, sperando nel prossimo anno ovviamente che ci scegli per il tuo prossimo 2022. Noi abbiamo in serbo tante novità, lavoriamo sempre con i trofei motestate, ora vedremo se riusciamo a portare anche qualche altra tappa particolare e comunque anche quest'anno, lo ricordo, abbiamo fatto Maggiore, un evento organizzato da noi importante con tutta una serie di, purtroppo non ci ha premiato l'affluenza dei piloti, ma ci ha fatto anche pioggia, però noi ci crediamo tanto e vogliamo dare un tipo di esperienza che fino ad oggi per questo tipo di gare non viene fatta, sì, perché è un'esperienza insomma al top, al massimo delle possibilità che abbiamo tecnologiche, sì, e di circuiti. In quel caso Maggiore era quello più appetibile per noi. Cremona comunque veramente gran pista, è proprio BDB approved, perché è un circuito grandissimo, velocissimo, dove si sfogano anche bestie di questo tipo, ma anche moto anche meno performanti, perché ha tutta una parte molto tecnica e guidata. Molto Emanuele, tecnica. Noi ti aspettiamo da Gasparini per la pericena. Ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua, mi faccio l'auto-intervista, che dico sempre, ma che mi ha intervistato da solo? Sì, mi ha intervistato da solo. Allora, siamo qua finalmente col Guzzi a Cremona, quindi farò un doppio round, come dicevo poc'anzi, sulla Paton nella categoria BDB leggera e col Moto Guzzi nella leggenda. E che dire, Moto Guzzi l'altro round non ha girato, perché abbiamo fatto un giro, poi si è rotto il castelletto col discorso dell'albero a cam e le valvole, quindi si è inchiodato, e poi ho fatto a maggio la gara con un'altra motocicletta. E la moto va molto bene, finalmente l'abbiamo già visto a Maggiore,
e che dire, siamo contenti e speriamo domani di fare una bella gara e speriamo che il tempo ci possa assecondare, perché come dicevamo sempre prima si sta un po' annuvolando e minaccia un po' pioggia. Per il resto bellissimo weekend, bellissima gente, bellissimi team, tutti che lavorano per la passione e il divertimento, e siamo alla tappa conclusiva e vediamo un po', stiamo già lavorando ovviamente per il 2022 e per portare sempre un valore aggiunto, magari sempre appunto nei trofei Motestate, che è l'ambiente che, come dico sempre, è quello che più si addice alla nostra filosofia. E vi ringrazio a tutti, ciao. E tutti schierati pronti con la ghiera di partenza per quanto riguarda la potente, veloce e leggenda qui a Cremona, la pole position a GPM di Walter Bartolini numero 71 col tempo di 1:36.079, quindi accanto a lui la new entry Francesco Emanuele Schito 1:39.811, quindi interessante la sua sì, presenza. Sì, assolutamente, la Panigale curata da Motocorse, Lorenzo Mauri mi ha raccontato Emanuele, quindi insomma dai, una bella new entry, anche perché date insomma, bel si gas. È messo subito in mostra, accanto a lui a completare la prima fila Marco Dall'Aglio su Moretti numero 2, quindi a seguire ancora Pino Vocaturi apre la seconda fila con la sua numero 65 team Garage Motorsport, e quindi Ivano Pigliacelli ai noi assente in griglia, purtroppo noie tecniche per lui, peccato per le abiretti prototipi che poteva veramente dire la sua anche quest'oggi. Col 31 Piero Roma chiude la seconda fila, quindi a seguire Samuele De Marco veloce numero 55 1:41.260, ancora per la veloce Fabio Fabris Aprilia numero 15 team La Villata Racing 1:42.985, chiude la terza fila Nicolas Rovelli con la 821. Ancora quarta fila Luca Gasparini Gaspo Corse per il Veneto numero 42 1:43.488, quindi accanto a lui qui si giocano il titolo Alessandro Nozzini numero 24 1:44.469, quindi chiude la quarta fila il siciliano Sebastian Costanzo numero 111, qui entriamo nella leggenda così come per Gaspa e Nosto. In quinta fila il francese Gregory Penna numero 11 per lui 1:44.636 per il Transalpino, quindi Giovanni Mattei col numero 9 e Leonardo Piaggio Giovanni numero 664 1:49.390 per il romano. Sesta fila Ezio Rosbach leggenda numero 3 per lui, quindi Francesco Greco Guzzi numero 100 1:50.051. Quindi chiude la sesta fila Antonio Giuffrida, altra new entry per quanto riguarda questa gara sì. Cremonese. A seguire ancora, sempre su leggende, il sardo Massimiliano Porta 1:51.447, quindi Angelo Fortunato, ancora una nuova conoscenza per noi, 2:01.538, veloce per lui. E quindi ci siamo pronti per la gara della potente, veloce e leggenda. A tra poco! Direi di partenza che si va ricomponendo in questo momento, Francesco, siamo già alla fine del giro del warm up e quindi è il momento ora del via. Il tempo non è bellissimo, però devo dire che infatti, mantiene, no? Gara bagnata è stata data per sicurezza ovviamente, però nessun pilota ha montato le copertine. Mi dicevi appunto che comunque l'asfalto è stupendo dal punto di vista della tenuta. L'asfalto è pazzesco, c'ha un grip clamoroso, solo che chiaramente poi il discorso è sempre mentale, lo sappiamo quando vediamo l'acqua. Quell'asfalto che diventa un po' più scuro, insomma, un po' di timore te lo mette, giustamente. Sì. Comunque erano proprio due gocce alla fine, però sai, non sai mai, comunque il circuito è lungo, non sai mai, magari da una parte piove di più, da una parte di meno, insomma. E sempre per affrontare una gara, eccoci, ci siamo. Beh, d'altronde quasi 4 km di circuito, quindi è normale che appunto ci possano essere delle diversità da un punto all'altro. Bandiera rossa davanti allo schieramento, va a sfilare quella verde in questo momento. Eccoci qua. Poca pazienza ed eccoli. Partiti in questo momento, guardate subito la gran partenza per quanto riguarda, credo che si tratti proprio di Schito. E alla Bartolini a prima staccata, niente, giusto un secondo ed eccolo subito lì Walter Bartolini, la sua GPM d'altronde ha dettato le giornate. Non ci dimentichiamo tra l'altro che Walter partecipa in sella alla GPM anche alle gare della Open, insomma ha il suo bel dire. Intanto inquadratura on board per Luca Gasparini, Bibi Leggenda, come sono andati larghi là per quanto riguarda il titolo, Gasparini dietro Fabris, vediamo un po', bellissimo, va in bagarre questi primi giri, poi sta quando si sta tutti un po' più, guarda già che strappo che hanno dato là davanti, Mederci è proprio sì, 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 sì.
grande manico, sì. E grande moto. Stanno comunque difendendo della grande sia. Sebastian Costanzo. Problema per Sebastian. Non è partito. Vediamo un po'. Non è partito. Pronto l'intervento degli ufficiali. Vediamo che cosa fanno. Percorso. Adesso vediamo che cosa fanno. Peccato per Sebastian, sì. Chissà cosa è accaduto al siciliano. Ecco, insomma... Avvocaturi dietro dall'aglio. Guarda già il distacco, che ha dato Bartolini, è già importante, perché saranno un secondo, due almeno, se non sbaglio. Assolutamente, sì, cominciamo adesso ad andare su tempi importanti, guardate come continua a spingere, intanto inquadratura, on board per Simone De Marco, veloce, anche lui uno dei protagonisti di questa categoria 2021, la veloce. Assolutamente, vediamo il suo 959 su chi è? Gasparini? Se non sbaglio, il motore c'è, però il motore c'è, su Gasparini è riuscito, Fabris era un pochettino più allungato in avanti, però comunque sta lì. Ecco il primo passaggio, Raffaele. Ecco, riguarda bene, sì, anche ad occhio nudo decisamente sta allungando Walter Bartolini. Ricordiamo che Marco Dall'Aglio, dopo le vicissitudini di inizio anno, credo che stia ancora correndo con un motore quasi originale. Allora sì, so che c'è stata una rottura del motore per loro, quindi hanno avuto un anno abbastanza travagliato. Però adesso l'ho visto veloce comunque in... Beh, diciamo che ci mette tanto del suo, d'altronde parliamo di un pilota che ha un'esperienza. Ecco il nostro francese, tra l'altro, l'onboard del nostro francese collega della Gregory Sport Penna, Twin. Sì, Gregory Penna, che tra l'altro, insomma, dopo Maggione, quando ci è venuto a trovare per la Battle Week, ormai ha deciso che Sport. Allora, è stata strana questa di Gregory dal punto di vista, perché ci siamo sentiti due giorni prima, gli faccio, sai, andiamo a Cremona, ma che fai? Ho scritto, sai, quando uno scrive tanto per... sai, lui vuole fare due gare solitamente quando viene. Ho detto, guarda che c'è la possibilità, perché l'altra gara è con i supermono, quella della leggera, ma ce l'hai una moto? Mi fa sì, allora niente, è venuto. Due giorni, mi levo due denti e vengo, mi ha fatto morire. Tra l'altro ha mandato anche le foto, e no? Comunque di anche veloce, sì. Intervento così al volo da parte del francese. Vediamo Pino se riesce col suo 12.99 a stare davanti a... No, però cammina, comincia... Insomma, non è proprio 10.98, non è proprio, ammazza, ammazza che è successo lì. Intanto c'è un problema, c'è un pilota che abbiamo visto prendere un chi po'. È? Sebastian, Sebastian ancora? È partito però Sebastian, quindi è riuscito a partire, però evidentemente problemi. Ha fatto... Ma però come? Continuano i problemi? Non si capisce. Non si capisce se ha fatto passare semplicemente, che chiaramente era molto più lento dei rivali. Vediamo qua il gruppettino inseguitore, vediamo, eccolo qua, Dall'Aglio, Fogaturi e Schito, eccoli qua, Bartolini è andato avanti, ha già fatto uno strappetto importante, Bartolini, ecco qua, Dall'Aglio, Fogaturi e Schito a seguire, dicevo Raffaele, insomma, mi sembra che... Eccolo qui, Schito, il numero 21. Sì, la wild card. Non si fa intimorire per niente. No, assolutamente, c'ha, come dicevo prima, anche lui una bella moto. Però è impressionante comunque il lavoro che hanno fatto in così poco tempo sulla moto di Marco, insomma loro, Moretti e company, quindi Benatti, cioè ci hanno lavorato molto bene, perché ho visto che a livello di performance non ha niente a che invidiare al 1299 di Pino, che insomma non è proprio senza cavalleria. Vediamo l'onboard di Fabio Fabris, che è stato passato da Samuele De Marco, se non erro. Siamo lì, sì. È Samuele davanti, guida, eccolo Samuele, qua. La livrea nera per lui, la sua tuta nera del 55. Tra l'altro, come dicevamo, attenzione, probabile al titolo. C'è l'attacco, Spassionato Emanuele Schito, entrato su Pino, che ha molta esperienza, ma anche Emanuele. Non ha avuto timore di vincere nei confronti di Poca Turex, e quindi è passato avanti Schito. Bel duello, quindi con Bartolini praticamente in fuga in questo momento, Dall'Aglio alle sue spalle, è l'unico in grado un po' che cerca di tenere il ritmo, Vocatori e Schito che se ne stanno dando. Buona anche la prestazione da parte di Piero Roma, ricordiamo un anno molto difficile per Piero. Sì, primo anno su una moto da corsa. Vincitore della leggera, da corsa vera, no? Nella leggenda in sella la Moretti. Sì, insomma, che era quella di Marco l'anno prima, sì, no? Qualche noia tecnica di troppo per lui. Mamma mia, che guida che c'ha con lui, pazzesca,
qui abbiamo la Guzzi, abbiamo la Guzzi della BRT rimasto, sono rimasto collegato dal gruppo che mi precedeva, avendo come unico obiettivo, non lo nascondo, di stare davanti a Ezio, che non l'ho trovato più dopo la prima curva, quindi mi si è scombussolato un po' la mente e ho perso il trenino di Massimiliano Porta, che invece ci ha avuto un exploit molto importante, spero che si vedrà a breve. Ecco qua Bartolini, un board di Bartolini, guarda che linee che fa. Deserto davanti a Bartolini, giustamente, viaggia in tutta solitudine. Sì, mi diceva Christian, no? Il team manager, che hanno preso... Ah, ecco qua, guarda, un board di Samuele De Marco, poi ritorniamo un attimo tanto su Bartolini. Un board di Samuele De Marco che è entrato un po' largo rispetto a Piero Roma, davanti abbiamo Piero Roma. Decisamente abbiamo Piero Roma che mi ha raccontato, Piero Roma mi raccontò che attenzione, è ancora un po' largo, ancora un la po' crescita largo. Comunque è complicata su questa moto, è particolare, però mi ha detto che si sentiva bene in forma, vediamo un po' il 959, la cavalleria si sente rispetto al 1000, no? ST3. Tre valvole, un gran motore, che è un quello gran motore, di Piero Roma, ma è sempre però, ST3. Stiamo parlando di almeno 20-30 cavalli in più, che non sono poco. Ma infatti corrono anche in due categorie differenti. Leggenda contro veloce in questo momento, e giustamente almeno sul rettilineo De Marco è riuscito a dire la sua. D'altronde anche De Marco, bella la crescita di quest'anno da parte di Samuele, pilota ecco giovane. E qui il tuo rivale. Sì, tuo rivale, Massimiliano Porta, che mi è andato avanti e non sono più riuscito a riprenderlo, un po' di scarsa confidenza, però Massimiliano invece si è buttato, il grip c'era e ha approfittato. C'è creduto. Sì, c'è è andato, creduto, infatti è andato bene, insomma. Ecco, Ezio ha avuto un rendimento abbastanza costante, giusto al sesto attenzione giro, più avanti vedremo un minimo. Siamo già in fase di doppiaggio, perché come dicevo poc'anzi, Vocaturi intanto su Schito ha fatto un bel ingresso, non so se... Eccolo qua, ieri esatto, però è largo, vengono. Però è largo. E vengono, sì. Ecco qua che infatti è andato largo. Dicevo infatti prima, come potete vedere l'asfalto è un po' particolare, si vede adesso, si è intravisto, non tutti riescono in tempi brevi a switchare il cervello e dire no è asciutto, anche se c'è grip, cioè una condizione proprio mentale complessa, quello che vedi non riesci a vincere, diciamo, la sensazione perché effettiva. Comunque vedi che è bagnato anche se non ci sono le pozze, però vedi che è umido, quindi non ti dà mai, non sei mai, quella è come serenità. Se sembra come se stai guidando sempre sulle uova. Adesso Emanuele però ha perso del tempo. Vediamo un po' Luca Gasparini con chi è. Con Nicola Sorovelli, vedi? Potente contro Nicolas, leggenda. Altro giovane che si è affacciato. Ormai è il secondo anno che ci segue Nicolas, lo ricordiamo, Salitaro, viene dal mondo della salita, che è un mondo bellissimo, lo diciamo sempre, le road race. E qui italiane. Si vedeva, sì, ecco sì, qui, ci sono dei momenti il discorso in cui si vede che facevi dell'asfalto che cambia colore. E Gasparini anche appunto il suo onboard che tiene duro, come potete vedere, guarda con che velocità è entrato rispetto a Nicolas. In quel punto lì, vediamo le partenze. Tanto c'è un board di è rimasto fermo. Un board di Pier Giovanni. Attenzione, lui è dovrebbe essere Angelo. Angelo Fortunato, wild card. Hai visto Massimiliano Porta come è passato? Cattiveria vera, da parte di Massimiliano. È rimasto attaccato là. Io invece, pronto più che mai, ecco Gregory. Io invece partivo più dietro. Gregory è partito molto bene, devo dire. È partito bene, vediamo come si tuffa nella curva 1, bella, ha già davanti il gruppo dei spalle. Gran partenza da parte Gregory. Ecco Samuele, vediamo la partenza di Samuele, anche lui si è alzato un po', infatti ha perso qualche cosina, tant'è che è stato un po' risucchiato dal gruppetto poco, degli inseguitori. Bellissima la moto lì sul lato di Gasparini, credo sia una delle più belle in assoluto. Beh, particolare, no? C'ha questa gran moto, sì. C'ha questa architettura esterna, intanto ci godiamo le super immagini dei super slomo, bellissime. Qui abbiamo i tre capitani, no? Perché abbiamo appunto quel quarto che si avvicina a Piero Roma, Vocaturi, Dalo e Bartolini, Piero Roma a seguire.
Vedi Gasparini com'è bello incarognito, come dico io. Guarda, no? come entra, mantiene una pressione un po' più dritta e poi ecco. Comunque è bello, la prima curva di Cremona è spettacolare perché si è tutti praticamente subito lì. Bello, bello, bellissimo. Anche Mattei. Sì, Giovanni Mattei, che Mattei, è tornato. Un'altra persona, sì, che ritroviamo. È ritornato, sì, da Angelo noi. Fortunato col 22. Sì, ci sono tutti. E poi appunto ecco qui, qui a ecco Roma di seguito. Sto per venire asfaltato a breve lì arriva, arriva la GPN Machine, bellissima, eccolo qua, è stata una frazione di secondo un proprio. Attimo, sì, però, sì, però no. Intanto on board per Pier Giovanni il romano, ricordiamo, sì, nelle posizioni di testa per quanto riguarda Leonardo, la classifica, allora detto. Assolutamente si sta in insomma ha avuto anche lui un anno discretamente buono, positivo, devo dire. È cresciuto parecchio rispetto all'altra gara di Cremona. Leonardo non so se è riuscito a migliorare il suo best perché le condizioni erano completamente diverse, sì, diverse. Poi non c'era Bassetto a stimolarlo forse. Può essere, perché quello fa tanto, guarda che fa tanto. Quindi avere un competitor che gira più o meno lo stesso passo ti fa uscire fuori. Se ne sono andate veramente. Intanto l'Aprilia dell'Avila Racing, Fabio Fabris numero 15, gran mezzo, gran manico anche lui, che spalle rimane con Piero Roma. Piero Roma è un duello che praticamente ha retto. Però Piero Roma guida comunque, quindi vediamo se riuscirà ad avvicinarsi un po' di più. Hai visto la gambetta di Piero Roma, tratto distintivo della sua guida, del feeling, no? Con il mezzo. Sì, che è sicuramente una grandissima moto, insomma, dal punto di vista dell'aistico parliamo di una delle eccellenze, no? Per quanto riguarda l'artigianato vero e proprio. L'artigianalità italiana sui telai ce l'ha proprio appunto Domenico Moretti, no? Quindi ricordiamo, qui è presente sia con Piero Roma che con Dalo, appunto, sì, perché Dall'Aglio anche per lui, telaio Moretti, quindi ha cambiato categoria e motorizzazione Marco Dall'Aglio, ma non il telaista, e quindi è rimasto fedele al progetto Moretti, e diciamo che al di là di un paio di botte di sfortuna enorme, insomma, comunque i risultati si sono visti. Sì. Quest'oggi chiaramente sta pagando un po' pegno alla gran potenza della GPM, ma insomma può recriminare, sì, ecco, forse poco. Un bordo di Gregori, vediamo, però è staccato da quelli che lo precedono, purtroppo. Non sta girando male comunque, che poi ricordiamo. No, ha fatto comunque doppio impegno, sia per lui che per Gasse, te, no? lo gira, sì, doppio impegno, doppia gara, no? Una gara nella veloce e l'altra nella leggera col Kawasaki R6N originale della compagna. Vediamo un po' Bagar qua, Bagar. Fabio Fabris va all'attacco, ma il doppio da attenzione, perché le fasi di doppiaggio tendono doppiaggio, sempre a creare un po' a scombussolare un po'. In questo caso c'è stato un mezzo attacco di Fabio su Piero Roma. Si avvicina. Però esce, guarda come Piero Roma apre il gas prima, l'apertura del gas la fa molto, prima, molto più efficace, e quindi ce l'ha più uscita, è più veloce in uscita, più rapido. Comunque tende ad asciugare, tende ad asciugare, però ripeto, comunque ormai la gara volge, mancano pochi chilometri ancora per noi per quanto riguarda appunto questa ultima tappa della battaglia dei bicilindri. Attenzione all'attacco, attenzione! È arrivato, che di sera non ce l'hanno fatto vedere. È arrivato. Mannaggia, vediamo Leonardo qua per Giovanni. Peccato, ci hanno tolto il. Proprio nel momento clou nel quale appunto andava all'attacco Fabris, e credo che temo appunto che sia riuscito, visto che si tratta proprio della staccata. Penso di sì. Tanto Angelo Fortunato per noi, ancora. Fasi di doppiaggio. Doppiaggi. Vabbè, con comunque termovettore proprio. La moto di Gianesin, che stavo ricordando prima, stavo parlando con Christian. Stavo ancora non bozzo, sì, sì. Attacco da parte di De Marco. Di doppiaggio anche qua. Io ho parlato di non volo di doppiaggio. No, vabbè, per me non c'è problema. No, racconto il fatto di Christian, ecco qua, che gli ha fatto molto piacere fare questa doppia gara, no? Quindi. Ah, tanto vediamo che Sebastian comunque è ripartito. Non riesco a dire questa cosa di Christian. Sebastian è ripartito non con pochi problemi. Adesso
credo che sia in recupero su... Grande recupero, ma ti posso dire sugli ultimi che sta girando con dei eccolo, tempi... il suo super slomo sì. Su lui. Di solito il problema dell'inizio sta girando su dei tempi che gli avrebbero permesso, senza appunto l'avvio così travagliato, sì, di stare nel gruppo, non dico di testa, ma insomma di seguire i primi 10-15. Peccato, sì, ha girato bene anche perché sì. Ecco, colgo l'occasione sul super slomo di Walter Bartolini. Dicevo, Cristian ha detto che a noi ci ha fatto molto comodo questa doppia gara, perché abbiamo provato delle cose, dato che la nostra è una gara più sprint rispetto alla 1000 Open del MES. Quindi sono 10 giri contro 13, quanti sono di solito, sì, o 16, no, se non sbaglio, no, mi pare 13, di provare determinate cose che puoi provare magari solo in una gara. Quindi sono rimasti molto 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 soddisfatti, ne stavo parlando appunto con Cristian, che saluto. E niente, ecco qua il super slomo. Poi si trattava di tornare, no, un po' alle origini, perché qui GPM aveva uno sviluppo enorme. Come dico io, si chiude un ciclo morale, ok, che era in piedi da anni. Tanto parla un po' la bandiera dei quattro mori su come svetta grandissimo il suo Mauris Garage team, vogliamo ricordarlo dei sardi, che esatto, vengono ormai fissi da 3 anni. La ecco qua, bella guida, bella aggressiva, bella. Ce l'ha, perché hai visto come scende in piega. Guarda che moto, cioè, è una bella moto, è proprio, sì, una bella moto, sì. Ma a proposito, dicevi dei sardi, approfitto per ricordare ancora che per quanto riguarda Sebastian sta risalendo posizioni su posizioni, perché praticamente ha recuperato alla grande nei confronti di Angelo Fortunato e Ezio Rosbach, quindi decisamente gara col coltello fra i denti, anche di Gregory, anche lui ha una bella guida, oltre ad avere ovviamente una grande bellissima moto. Esatto, una bellissima motocicletta, vediamo anche lui bello, beh, insomma, dai, agguerrito beh, anche lui c'ha il suo da fare. E l'altro agguerrito è sempre Samuele è un gran pilota, l'ho sempre detto, veloce, serio, sempre verso l'obiettivo, e infatti molto tranquillo e concentrato, esatto, cioè, molto concentrato la giovane età, però è sì, cresciuto molto molto molto. Intanto siamo sempre più verso l'epilogo della gara e Giuseppe Vocaturi sempre su Marco, è rimasto su Marco, e devo dire che funziona finalmente sta moto, che tutto l'anno che ci sono stati problemi, però sì, è un grandissimo mezzo, insomma. Noi siamo il duello fra i due. Siamo contenti, no? Che finalmente sono riusciti, anche se a fine anno, ma non importa, l'importante è riuscire. Pensa se oggi ci fosse potuto essere anche Ivano Pigliacelli sulla BRT Prototipo. Sì, è un peccato. È un peccato. Ci saremmo divertiti assai. Sicuramente si sarebbe divertito lì, qui tra Dalo e Evocatori. Sì, cioè, magari, ecco, sì, sarebbe stato quello stimolo in più per far sì che il gruppetto rimanesse ancora più agganciato. Può essere. E chissà, anche con Schito. Non possiamo sapere, perché le gare. Con Samuele. Ogni gara è a sé. Ogni gara è a sé. Può succedere qualsiasi cosa. Sicuramente così abbiamo perso la possibilità dello spettacolo che sta facendo lì davanti. È anche il bello delle gare questo, no? Che alla fine l'incognita, sì, c'è l'incognita di tutto, una caduta, una rottura, due gocce di pioggia che arrivano, esatto, all'ultimo momento al termine delle prove di qualifica, per cui no, perché mi raccontavi appunto che alla finite le sessioni di prova di qualifica delle altre classi del trofeo Moto Estate, poi praticamente sì, queste due gocce hanno letteralmente andato nel panico. Perché non beh, sì, ripeto, Massimiliano Porta è rimasto concentrato e la sua concentrazione ha portato dei frutti, perché comunque io l'ho perso lui di vista, quindi è stato, dato che io sono il diretto, diciamo, competitor suo, siamo anche nella stessa categoria, esatto, è stato molto più bravo di me in questa gara, quindi onore e rispetto a Massimiliano Porta, che ripeto è sempre dalla Sardegna, non so, proprio due spiccetti dei chilometri, eccoli. Ma possiamo dire al limite che comunque finalmente i valori in campo si sono dimostrati, quindi Porta più veloce o no? Allora, questo si vedrà nel 2022, soprattutto col mezzo che stiamo continuando a sviluppare, perché appunto ecco qua il mio onboard, il Moto Guzzi pecca un po' di motore, diciamo che a livello ciclistico adesso sta abbastanza bene, bisogna fare degli aggiustamenti, ma ultimo giro nel frattempo, esatto, il cuore rimane il motore, che ha bisogno di un pochettino un po' più di
di verve. Più che altro un po' più di allungo, sai, comunque insomma. Perché come coppia ce ne sia tanta. Sì, la coppia ce n'ha tantissima. Però forse allora è troppa e quindi. Rispetto a quello che è in grado di esprimere. E ne ha troppa sotto, quindi avendone troppa sotto, in allungo hai il problema che non fa tanta strada, capito? Da un certo punto. Non so, adesso non ho le velocità sotto mano, però insomma. Non credo che superiamo i 220-230 la velocità massima con questa moto. C'è da lavorare un po' su quello. Insomma, ecco. Sì, anche perché pure qualche cavalletto in più non guasta, visto che il motore, lo ricordiamo, tanto le ultime fasi qua, sì. è un motore. L'abbiamo suscrito. Sì, è un motore base, no? Del Griso, vogliamo ricordarlo. 1200 che abbiamo giocato così, vediamo che succede. Questo è quello. Sì, che insomma, fra tutte le cavallerie, tutte le motorizzazioni. Vabbè, nella leggenda è posizionato scritto. Intanto vedo che comunque c'ha difficoltà a fare questa curva qua. Non penso che sia l'unica dove lo vedo un po' più in difficoltà. Per le altre, vabbè, che è l'ultimo giro. Anche qui. No, qui l'ha chiusa bene, l'ha raccordata bene. Ha tagliato bene. È un circuito che ha dato anche nell'altra prova, si vede che poi è stata la prova di esordio del circuito. Sì, no? A maggio. E noi siamo stati i primi insieme. Guarda, vabbè, le linee che fa Walter sono micidiali col compasso. E sfrutta potrebbe, tutto a occhi che è stato bandiera scacchi, sì. Proprio per Walter Bartolini, che va così a vincere la gara, comunque l'ha dominata all'inizio, pole position per lui, e non c'è stato grandissimo problema per quanto riguarda la gestione della gara. Gregory Penna inquadrato in questo momento, gli altri, e quindi gara che va a chiudersi con la vittoriona decisamente di Walter, sì. Bartolini. Tra Dallaghi e Avvocaturi dovremmo avere adesso l'inquadratura, comunque la spunta Dallo che mantiene, sì. Il primato per pochissimo, parliamo veramente di meno di 3 decimi. Ecco Emanuele Schito. Quarta piazza per Schito, numero 21. Quindi abbiamo Samuele De Marco in quinta posizione, che riesce a sganciarsi da Fabio Fabris. Un Fabio Fabris che nel finale di gara riesce a sorpassare Piero Roma. Quindi Piero Roma, grande gara per quanto riguarda il numero 31. Ricordiamo, appunto, parliamo di due categorie diverse. Una leggenda contro una veloce. Un ST3 contro un Aprilia RSV, insomma grande gara da parte per Roma, che si è difeso fino all'ultimo. Alle sue spalle chiude Luca Gasparini, quindi Nicolas Rovelli in nona piazza, Giovanni Mattei, Gregory Penna, Leonardo Piergiovanni. Sarà interessante adesso andare a vedere un'occhiata rapidissima alle classifiche finali, sì. Antonio Giuffrida porta Greco Costanzo, grande Costanzo, e chiude in sedicesima piazza. Ecco Gasparini, che Angelo Fortunato passa. E purtroppo oltre a Ivano Pigliacelli, appunto, che ricordiamo non ha preso il via direttamente dalla griglia per rottura meccanica al termine del prove di ieri, Alessandro Nostini. Sì. Alessandro Nostini che chiude un anno, sì. Purtroppo sì, a fasi alterne. Non l'abbiamo visto, non si è visto in gara, sì. Non si è visto in gara, allora molto probabilmente era Nostini. Ah no, quello no, perché hanno messo Sebastian Costanzo. No, Nostini non l'abbiamo rottura visto. Rottura meccanica per quanto peccato, riguarda. Peccato perché si è giocato il campionato. Eh sì, perché purtroppo lui era in bagarre con Gasparini, fatto sta che in questo momento Gasparini comunque meritatissimo, grande ritorno perché da parte del Paravano. Esatto, è arrivato. E per quanto riguarda appunto un'occhiata al volo alle classifiche ufficiose, chiaramente andremo poi a ribadire anche nell'ambito del sito, Gasparini dovrebbe essere il titolare 2021, Roma alle sue spalle, quindi recupera una stagione non fortunatissima, Nosto terza piazza per lui. Quindi Greco che la spunta supporta per quanto riguarda la classifica. E no, in verità no, mi pare che siamo a pari punti in quarta posizione, se non sbaglio, finale. Pari punti in quarta posizione, vale. Perché primo è Gasparini. Vale il titolo, vale il titolo, quindi come presidente del Monaco. No, siamo arrivati pari, io per valerti. Ah, ti ma dici si sì, porta. Va no, in vale ragazzi, che lui è arrivato alla Sardegna allora, che pur dire. Per quanto riguarda la potente, invece Vocatori era già quasi matematicamente campione, sì. Facciamo riusciti appunto a proseguire il campionato, c'era ancora qualche spiraglio per gli altri, così non è. Vocatori quindi si conferma campionissimo 2021 della potente. Pier Giovanni, seconda piazza per lui, e quindi Dalo a noi terzo, terza nonostante piazza, sì. Le tante sfortune della stagione. Per quanto riguarda invece la veloce, De Marco si conferma il campionissimo. Bassetto, nonostante l'assenza di quest'oggi, sì. Riesce a beffare Fabris per quanto riguarda la seconda posizione, sì. Quindi grande stagione anche per Luca Bassetto, e noi ci risentiremo tramite il sito, tramite Facebook e tramite quant'altro per quanto riguarda la stagione 2022. Al 2022! Una buona giornata!
Al parco chiuso con Samuele De Marco, com'è andata questa gara, Samuele? Devo dire che è andata molto bene. All'inizio ho fatto un po' di fatica a superare Fabio Fabris, perché anche lui non è che andava piano, andava veramente forte. Samuele, bravo! È arrivato. È arrivato. Devo dire che sono molto contento e possiamo finalmente dire che ce l'ho fatta e ci siamo portati a casa il campionato. Quindi sei un grande, grazie. Sono molto contento. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao. 2 secondi con Fabio Fabris al parco chiuso, vai. Allora, ciao ragazzi. È andata bene, l'avevo detto che era asciutto prima della gara, voi non mi credete, ma io sono un meteorologo professionista. Comunque è andata molto bene, abbiamo fatto un po' di battaglie, ci siamo molto divertiti, e pista di Cremona è bella e comunque il gruppo è fantastico, siamo contenti e ringrazio ancora la Villata che mi prepara la moto, che fa un lavoro della Madonna, ringrazio tutti, grazie mille. Siete un gran gruppo, grazie a voi, ciao. Ciao, grazie. Al parco chiuso con Sebastian Costanzo, com'è andata Sebastian? Bene, mi sono divertito. Ho avuto un problema alla partenza e sono dovuto partire dalla corsia box, però poi mi sono divertito, ho finito la gara, meglio così. Ma che tipo di problema? È un problema al cambio, rimaneva in foto, non andava la marcia, però poi in qualche modo ha funzionato, bene così. Bene che sei arrivato, dai, bravissimo, grazie. A voi. Vai, metto il microfono in mezzo, Bartolini, guarda, guarda che trio che c'è qua, guarda. Tra insieme parliamo. Allora, noi volevamo dire semplicemente che è stata una bella gara, anche se volevo fare un saluto a Guido Meda, che è molto bravo. Si è sempre salutato Guido. Okay. Si ricorda ciao, di me. Ciao Meda. Ciao Meda. Ciao Meda. 41 a Misano Meda. Ma quanto sono belli! Comunque sono l'unico senza capelli, eh. Però se li vuoi ti li presto, c'è qualcuno che ha qualcosa di troppo. Quindi niente, adesso che ho i capelli mi sento un po' come Samsone. Lo rubiamo Massimiliano Porta, sì che lo rubiamo. Com'è andata Massimiliano? Benissimo, bene, 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 contentissimo. Ho fatto una garettina all'inizio un po' titubante perché comunque avevo paura della pista umida. Poi ho preso coraggio e via via, niente, sono emozionato. Angelo! Siete tanto un bel gruppo, vedervi così è una bellissima cosa. Di vecchia data che ho convinto poi alla fine a fare la prima gara della sua vita, quindi a te adesso Angelo. Grazie mille, è un'emozione forte, la prima gara dopo tanti anni di prove libere, la prima gara ha un'emozione difficile da spiegare, tanta emozione, tanta felicità stare con questa bella gente, con vivere questo il motorsport nella sua essenza più bella. E per noi è bellissimo vedervi così, sapete vivere questi momenti con le persone giuste, al di là dei risultati che comunque sono comunque in ogni caso sempre ottimi, proprio perché siete un gran gruppo, bravi. Grazie mille, complimenti a voi per il vostro lavoro che fate, vedo che ci mettete tanta dedizione, bello tutto, grazie mille. Grazie a te allora, grazie, ciao ciao.